Dopo aver completato The Last of Us parte 2, questa top mi pare appropriata. We are part of one another. Always. Ben trovati su WatchMojo Italia. Oggi sveleremo la nostra top 10 donne guerriere nella storia. Pronti a un viaggio nel tempo a son di mazzate e spadate male malissimo. Aia. Analizzeremo donne non solo in grado di sfondare il cranio di un pachicefalosauro, ma anche rinomate per le loro doti tattiche. Per chi sperava in Mulan, me spias, ma ci basiamo su fonti storiche. Dunque racconti tipo, mia cugina uccide gli orsi a pugni. No, 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 grazie. Cosa? Già! Guarda Dio! Numero 10, Giovanna delle Fiandre, duchessa di Bretagna e moglie di Giovanni di Monteforte. Combatté con una gaina addosso che manco nei playoff di Serie B, dopo che il marito fu preso prigioniero durante le dispute sulla successione bretone, fase preliminare della guerra dei cent'anni. Stratega e abile diplomatica, era solita indossare l'armatura e guidare a lancia e spada il suo esercito, spronando tutte le donne delle sue terre a fare lo stesso. Durante l'assedio di Hennebon, lei e un manipolo di soldati mandarono letteralmente in fumo gli approvvigionamenti nemici e quindi venne, giustamente, soprannominata Jean la Flamme, Giovanna la Fiamma. Il filosofo David Hume la definì la più straordinaria donna della sua epoca. Numero 9, Fu Hao. Fu Hao has a very famous example. The blade is about a foot wide. It's the largest yuax I think that's been found so far. Now, this not only indicates status, but probably warrior status. A differenza della Cina moderna, poligamia e concubinato erano sfoggiati dai sovrani e la nostra Fu Hao fu una tra le 60! Avete capito quante erano? 60 mogli del sovrano Wu Ding appartenente alla dinastia Shang. Era anche, e soprattutto direi, un generale che pose fine a una serie di secolari guerre dinastiche. Con una singola battaglia, comandando 13.000 soldati, falcidiò le forze dei rivali Tu Fang come le tipiche zanzare castoro del naviglio milanese massacrano le gambe scoperte. Non paga della guerra, fu anche alta sacerdotessa, governò un suo feudo personale e fu sepolta con tutti gli onori militari. Numero 8, Rani Lakshmi Bai, Jhansi Ki Rani. I am not afraid of his gun. I am not a coward. I know. Regina di Jhansi, Lakshmi Bai nacque in una famiglia subbraminica, dunque in condizioni abbastanza agiate, ed ebbe un'educazione atipica per una ragazza dell'epoca. Imparò a tirare con l'arco, a usare la spada e a cavalcare, tutte attività didattiche poco marziali e che non dimostrò proprio per nulla, no, quando si ritrovò a prendere a calci nel popò ai dominatori inglesi. Divenuta moglie del Maharaja di Jhansi, alla morte di quest'ultimo gli inglesi provarono a toglierla dal suo ruolo. Lei rispose manco morta e si schierò apertamente nella rivolta dei sepoi. Here, take this. And if any one of you dares harm my Jhansi, I shall have him executed. Si dice che fu vista cavalcare tenendo le redini in bocca e roteando una spada per mano e tenendo sulla schiena il figlio adottivo. Io, mentre mi allaccio le scarpe, non riesco a rispondere alle domande. Numero 7, le sorelle Trung. Trung Trac e Trung Nhi, sperando che si pronuncino così, scusatemi, nacquero nel moderno Vietnam del Nord, ma ai tempi antichi della dominazione cinese. Considerata la mano leggera dei signori della guerra cinesi, le due furono educate fin da giovanissime all'arte della guerra. Surprisingly, the two sisters they know martial arts because of their father. He taught them when they were young. So they themselves turn around and taught the people how to fight, how to use armor, how to use swords, everything else. Quando il marito di Trac venne giustiziato, le due sorelle scatenarono una ribellione contro la dinastia Han. Cacciarono a scudisciati i feudatari cinesi dai loro villaggi e crearono un'armata animata anche da parecchie donne. Dopo 3 anni di combattimenti senza sosta, riuscirono a rispedire al mittente gli invasori del nord e, liberato il regno di Nanyue, lo governarono insieme. They see how the people are suffering and they just stood up and just fought the emperor. And that's, to me, is amazing. Numero 6, Tomoe Gozen. I am Tomoe Gozen. Swordswoman of the Minamoto clan. Champion, consort and war captain to Kiso Yoshinaka. I bow to no man. Nel Giappone feudale non era così raro che le donne praticassero le arti marziali, anche se molto spesso si trattava di tecniche di autodifesa. Ma non è il caso di Tomoe. Lei era una di quelle donne che in combattimento prima ti prendeva calci e poi ti chiedeva da che parte stessi. Lord Kiso, noto anche come Minamoto no Yoshinaka, rimase così impressionato dalla sua furia che le chiese di combattere con lui nella guerra Genpei. Lei accettò e sembra che si prese pure un souvenir, intendo la testa di Honda no Morishige, ovviamente. Alla fine, entrambi vennero massacrati sul campo, ma il clan Minamoto vinse la guerra. Yeah!
Numero 5, Tamara prima di Georgia. A parte che è uno dei soprannomi più zarri a memoria di storico, Tamara la Grande, si fece rispettare sulle panchine in piazza Tbilisi come nessuna donna georgiana prima di lei, diventando regina. Ma prima regina reggente, non consorte o regina madre. La prima nella storia del suo regno, portandolo all'apice della sua epoca dorata. Alla morte del padre non cedette a nessun tipo di minaccia e grazie a un'abile arte politica e un esercito gigagalattico marciò su chiunque avesse da ridire, sostituendo quei piccoli signorotti con regaz del suo quartiere. Pare che in un affresco ormai perduto ci fosse la testimonianza che indossasse le prime Air Max glitterate della storia. Numero 4, Artemisia prima di Caria. Quando il caro vecchio Serse I partì per la sua tabula rasa delle città-stato elleniche, Artemisia si dimostrò fin da subito un alleato potente e diede la caccia ai greci con la forza e la rabbia propria di una divinità. Once these waters have been traversed, I will lead my force across the land. I will remind the cowards of Greece that we have not forgotten their insolence. Pare che fu addirittura l'unica a dirgli: «Ao, Serse, stammo tra amici! Lascia sta Grecia che la scagliamo male!» Scusami Artemisia, ti ho fatto diventare uomo! E perdonatemi amici romani, ci ho provato e non ci sono riuscita. Come Serse con la Grecia, d'altronde. Che poi, se avesse ascoltato Artemisia, forse oggi noi parleremmo in farsi e veneremmo di defo Ahura Mazda. Which is more than I can say for any of you. Do you gentlemen find my command unreasonable? Is it too much to ask for victory? Numero 3, Boadicea. Your people and mine have wasted too many years fighting amongst ourselves. We have a real enemy now. In un tempo in cui Roma faceva più o meno il cappero che le pareva, Boadicea vide le ultime volontà di suo marito, sovrano di un piccolo clan, soffocate dall'impero romano, che non rispettò minimamente gli accordi e sottrasse a lei e alle figlie il dominio congiunto sul territorio. Lei non la prese bene e riunì i vari clan in una vera sommossa. They burst out of East Anglia like a tidal wave of fire. And what follows, according to the Roman historians that we have, is an orgy of psychosexual destruction. Con un'armata di 100.000 uomini guidò i suoi contro molti insediamenti romani, tra cui Londinium, cioè Londra, e costrinse migliaia di romani, sapete, quelle decine di migliaia che non trovarono la morte per mano sua, ad una sommaria ritirata prima nel suo genere. Ovviamente la risposta di Roma non si fece attendere e il suo regno ebbe vita breve, ma l'onore dell'impero fu macchiato per sempre. Numero 2, Zenobia Settimia di Palmira. Moglie del sovrano del periferico regno siriano di Palmira, ai confini estremi dell'impero romano, dopo l'omicidio di suo marito dovuto a una delle tante lotte intestine al regno, o come dire, si ruppe tanto i castra castrorum che prima fece a pezzi i suoi rivali, poi espanse il suo regno fino a liberare l'Egitto dal dominio di Roma incoronandosi prima regina d'Egitto. Poi, in pieno spregio a qualsiasi potere straniero, si nominò Augusta e Imperatrix Romanorum, come a dire «Statevene a casa vostra e mangiatevi l'abbacchio con le patate», che a quel tempo non c'erano, ma ci siamo capiti. E prima di svelare la più grande combattente di tutti i tempi, ecco alcune menzioni onorevoli. The most famous of all Apache leaders, Geronimo, called her woman warrior. Her older brother, Victoria, relied on her as his most important weapon in war. E alla numero 1, Giovanna d'Arco. Stop getting so angry about everything. Calm down. I am calm. It's God that's angry. Ancora teenager, Giovanna d'Arco divenne figura chiave nella Guerra dei Cent'anni. King of England, if you do not do this, I am the military leader and wherever I find your men in France, I will make them leave. Whether they want to or not. Dopo l'ennesima puntata di forum prima dei compiti, c'era anche a quei tempi, Giovanna cominciò ad affermare di aver sentito la chiamata dall'Altissimo e il suo ardimento fu supportato da Re Carlo VII. Al fronte le fu permesso di vestire armature, cavalcare, combattere e addirittura di portare il vessillo del sovrano, con somma condiscendenza della classe nobiliare, anch'essa al fronte che credette nelle sue visioni. Bring up the reinforcements! Reinforcements? Where? Right behind us! Dunois with another 10,000 men! Servì una congiura per farla fuori, altrimenti sarebbe ancora lì a massacrare inglesi gridando Deus Vult! Sooner is better than later! Hey! Che ne dite della nostra lista? Qualcuno è già corso ad arruolarsi? Wow!
guardate che le battaglie al giorno d'oggi sono un po' diverse, eh? Go home! Go now! In peace! Mi raccomando, condividete questo video con i vostri amici marziali alfa della guerra su tutto io e prima che prendiate fuoco, cliccate sulla campanella.